regionali, il ruolo delle commissioni pari opportunità, sono gli argomenti principali della seconda giornata del convegno nazionale Quando lo Stato è donna. Il dibattito ha messo in evidenza le contraddizioni esistenti in questi nuovi organismi, le commissioni, ancora alla ricerca di una propria identità. Vediamo il servizio. Il convegno nazionale Donne nella pubblica amministrazione oggi ha ampliato il confronto nei rapporti fra Stato e donne, affrontando i problemi negli enti regionali. Presieduto dalla senatrice Elena Marinucci, presidente della Commissione Nazionale Pari Opportunità, il dibattito ha preso spunto proprio dalle esperienze delle commissioni regionali, che hanno illustrato gli scopi principali di questi organismi da poco costituiti. Che difficoltà incontrano le commissioni pari opportunità nello Stato? Ne incontrano di vario tipo, quelle che sono nate con decreto hanno un problema di mezzi, quelle che sono nate con legge sono più robuste, le difficoltà sono anche legate al fatto che molte donne anche non ne riconoscono l'importanza e in più bisogna far capire un po' a tutti quali sono le funzioni. Adesso più che delle difficoltà nell'utilizzazione di questo organismo dobbiamo parlare della difficoltà di farle nascere, perché noi stiamo parlando qui nelle Marche, che è una regione pilota perché l'ha fatta subito, è la prima commissione nata per legge, ma ci sono moltissime regioni dove ancora non è nata o dove è stata approvata la legge e non sono state insediate le commissioni. Siamo non all'anno zero ma diciamo all'anno uno. Ecco, dobbiamo istituzionalizzare questo incontro bellissimo che qui nelle Marche avete avuto l'intenzione, l'idea di organizzare, e in modo che di anno in anno verificheremo le difficoltà e i progressi. Nella giornata di ieri, con l'approfondimento del tema Quando il sindaco è donna, è stata sottolineata la crescita di soggettività e impegno nelle amministrazioni locali. Ed ora la riforma istituzionale, che comprende un nuovo ruolo di enti locali e finanza locale, appare la condizione indispensabile per una politica che affronti e consenta il ruolo delle donne nella nostra società. Oggi pomeriggio il confronto sarà tra le consigliere regionali, dibattito presieduto da Marinella Topi del Consiglio di Presidenza della Regione Marche.